Buonasera, bentrovati all'appuntamento con Sport Today. Oggi in comune è stato presentato nuovamente il progetto della ristrutturazione dello stadio. Perché? Perché il comune ha approvato la delibera e quindi di fatto dalle parole si è passati ai fatti. Quindi l'iter è cominciato. Che cosa prevedono i lavori? Chiaramente ci sarà il rifacimento delle tribune, ci sarà, abbiamo anche una scheda grafica che ci aiuterà un po' a mettere ordine su quelli che sono i temi principali della ristrutturazione del Dall'Ara, la copertura totale di tutti i settori del Dall'Ara, l'avvicinamento di curve e tribune al campo, quindi senza la pista d'atletica, le nuove aree ospitalità, spogliatoi e palchi, e poi l'adeguamento sismico della torre di Maratona, perché ricordiamo che ovviamente l'impianto è soggetto a tutela e quindi si può mettere mano solo fino a un certo punto. E poi anche verranno raddoppiati i posti auto, ma verrà anche ridotta la capienza dall'attuale 36.500 a 30.140, e soprattutto Fenucci ha spiegato che manterrà il nome di Stadio Dall'Ara anche il nuovo stadio. Oggi sono stati presentati soprattutto i costi e si cercano anche investitori e partner, perché sono lievitati i costi rispetto a quelli originali, che prevedevano circa 40 milioni del comune e 90 del Bologna. 40 del comune rimangono, quindi è, ricordiamo, un'operazione che porta avanti pubblico e privato insieme. Ma i costi con Covid e guerre hanno fatto aumentare i costi delle materie prime, quindi di conseguenza anche gli investimenti che dovrebbe fare il Bologna, che si aggirano oggi sui 120 milioni più i 40 del comune. Per questo si cercano investitori. Ne hanno parlato Lepore e Fenucci. Allora andiamo a sentire alcuni passaggi della conferenza. Loro dovranno trovare dei partner che dovranno anche essere messi in concorrenza. Quindi oggi dire una cifra, cioè, nel senso che loro dovranno anche trovare dei partner che gli facciano pagare meno, nel senso che penso che sia molto appetibile quello che si sta facendo, no? Soprattutto per dove sta andando la squadra. Quindi oggi fare un preventivo mi verrebbe da dire che è come uno che si vuole andare a farsi fare un preventivo per ristrutturare casa e dice che è disponibile a pagare 30.000 euro per farsi ristrutturare casa. Giustamente loro hanno anche un tema di cercare di fare venire l'acquolina a qualcuno che gli faccia delle offerte, quindi sicuramente c'è un computo metrico stimabile, però bisogna anche che noi ci mettiamo un po' sul mercato e chi vuole venire a dare una mano in vesta lo faccia. Quindi sparare delle cifre oggi? No, non sarebbe il caso di dire delle cifre, perché poi tra l'altro, ripeto, il computo metrico va fatto in maniera professionale, però sicuramente rispetto a quel modello ci sono dei costi in aumento significativi. Sì, lo schema è più o meno lo stesso, anche se poi vanno valutati i costi, perché ogni imprenditore ha comunque una sua idea di quelli che possono essere i servizi. Considerate che l'area di Fico nelle giornate di gara ospiterà non solo tutti i tifosi per quello che riguarda la ristorazione, ma anche tutta l'area ospitalità e quindi i nostri sponsor, e quindi dobbiamo trovare un accordo su alcuni di questi aspetti, e in più un accordo sui parcheggi, perché ovviamente ci sono delle differenze rispetto alla visione precedente, in quanto nella prima ipotesi con la vecchia proprietà era stato concordato la chiusura del parco il giorno della partita, invece in questo caso si vorrebbero tenerlo parzialmente aperto, eccetera. Si può arrivare comunque a una definizione, però ecco, bisogna discutere, come tutte le cose vanno a trovare degli accordi, quindi ci stiamo ragionando e penso che alla fine troveremo una quadratura. No, è importante mantenere il nome Dall'Ara perché rappresenta la storia del Bologna. Rimane dunque il nome Dall'Ara, si parla di stadio provvisorio perché ovviamente con gli inizi dei lavori al Dall'Ara bisogna che sia pronto lo stadio presso Fico, che ospiterà il Bologna finché non sarà pronto il nuovo Dall'Ara. Si parla di uno stadio provvisorio di una capienza intorno ai 15-16 mila posti, e poi anche in questo caso tutti i dettagli verranno presentati a tempo debito. Ma che cosa c'è quindi di nuovo oggi? È questo che si sono chiesti anche i colleghi, visto che di molte di queste cose si era parlato, cioè qual è oggi la prima pietra concreta su cui poi partire, ha risposto il sindaco Lepore. Io le sto dando un'altra notizia, che invece che dirlo noi l'abbiamo fatto, che mi pare di questi tempi, in questa epoca, abbastanza di rilievo, nel senso che finché io ve lo racconto sono cose che il sindaco promette. Nel momento in cui il sindaco lo porta in giunta, il Consiglio Comunale le vota, sono cose che si fanno.
che è la differenza fra chi le cose le racconta e chi le cose le fa. Quindi noi oggi abbiamo approvato una delibera che questa cosa l'ha messa nero su bianco, in Consiglio Comunale le metteremo nero su bianco. Questo dunque in sintesi il motivo della conferenza di oggi rispetto a cose che, come detto, insomma, più o meno erano state già presentate, ma da oggi è partito l'iter, questo ha detto il sindaco Lepore. Allora, noi adesso parliamo di basket perché siamo all'indomani della vittoria strepitosa della Virtus a Istanbul contro l'Efes e adesso ha la chance di entrare ai playoff, si gioca di nuovo venerdì prossimo a Vittoria contro il Baskonia, ma restiamo all'impresa di ieri con il servizio di Rita Mandini. Grande impresa della Virtus che contro ogni pronostico vince Istanbul 67-64 e non abbandona il sogno di continuare in Eurolega. La lunga striscia negativa delle Vunere si interrompe proprio nella gara più importante, la prima dei play-in contro l'Efes che in Coppa non perdeva in casa da fine gennaio. La tripla di Lundberg, ancora una volta decisivo, vale la vittoria finale, ma i complimenti vanno a tutta la squadra, capace di non crollare davanti all'allungo iniziale dei padroni di casa nel primo quarto e di rimanere compatta con una grande prova difensiva. «Sono orgoglioso», ha detto il coach Banchi al termine della gara, «siamo stati solidi e determinati, abbiamo scelto di abbracciare questa opportunità con tutto quello che abbiamo costruito in una stagione lunga. Grande rispetto per l'Efes, ma noi stasera abbiamo davvero meritato di vincere e di avere un'altra partita venerdì». L'appuntamento è ora Vittoria per la sfida con Baskonia sconfitto dal Maccabi. Recente avversaria nella stagione regolare e ora ultimo scoglio da superare per arrivare ai play-off. Parliamo del Tour de France che, come sapete, passerà da Bologna, non solo, ci sono altre tappe in Emilia-Romagna, se ne è parlato nuovamente questa mattina in comune anche con Davide Cassani, allora sentiamo alcune voci proprio sulle tappe bolognesi e non solo del Tour de France. Manca poco l'arrivo del Tour de France a Bologna, dopo la grande partenza del Giro d'Italia siamo riusciti addirittura a portare il Tour de France, sembra ancora un sogno, invece in realtà mancano meno di 100 giorni a questo evento, 30 giugno, no, da Cesenatico a Bologna. Una città che potrà avere la possibilità di abbracciare uno dei più grandi eventi sportivi mondiali con il doppio passaggio sul San Luca, che è una salita che per noi ciclisti è molto molto impegnativa ma spettacolare. Poi sai, io ho anche un rapporto particolare, avendo vinto 3 volte il Giro dell'Emilia, per me Bologna, a parte essere tifoso del Bologna, no? E adesso sono qui appunto ad attendere questo grande arrivo. È una tappa particolare perché non è per velocisti, perché c'è il doppio passaggio su San Luca, una salita che conosciamo tutti, che ha sempre fatto la differenza. Siamo all'ultimo passaggio, al secondo passaggio, a meno di 10 km dall'arrivo, quindi basterebbero anche pochi secondi per arrivare al traguardo, perché dopo la discesa in pochi minuti si arriva in Via Ernerio. È una tappa che potrebbe essere adatta ad un corridore come Van der Poel, come Van Aert, come Alaphilippe, caratteristiche di corridori, come dicono i francesi, sono i puncheurs, no? Quelli che hanno questo cambio di ritmo, questa sparata che può permettere loro di prendere quei pochi secondi che potrebbero risultare decisivi. Una bellissima novità per Bologna avere 2 volte il giro del Tour de France nella città, perché passerà 2 volte in un'unica giornata, una grande visibilità internazionale. Siamo molto felici e anche molto onorati. Abbiamo tutti vissuto con grande emozione il Giro d'Italia. Devo dire che è stata una delle giornate più belle anche del mio percorso amministrativo, vedere la festa che il Giro d'Italia ha portato a Bologna, e credo rivivremo quell'emozione appunto raddoppiata, perché davvero anche la visibilità che avremo mediatica del Tour de France, come sappiamo a livello mondiale è molto di più, è uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, e quindi per noi davvero sarà un momento di grande visibilità, quasi pari solo forse alla Champions League per il Bologna, ma questo vedremo. E con questo chiudiamo questa edizione di Sport Today, grazie come sempre per averci seguito, buona serata.